Allora, buonasera a tutte e a tutti, a beneficio di coloro i quali hanno un tablet o un telefonino troppo piccolo, segnalo che sul social degli accademici, che è Accademia Edu, nella mia pagina ho già riportato le slide di questa lezione. Se funzionasse il computer, cliccando su Talks dovrebbe comparire il documento, ma lo potete fare voi. Non è necessario che io ve lo mostri, quindi insomma avete modo di seguire queste slide, soprattutto nelle sale dove c'è lo streaming che non inquadra bene le slide, appunto. Ora, reddito di cittadinanza è un'espressione alla moda che però ha una storia relativamente lunga e che conosce delle implicazioni molto maggiori rispetto a quelle che si possono ricavare semplicemente seguendo la volgarizzazione di questo tema da parte dei media negli ultimi tempi. E probabilmente il modo migliore per abbordare queste vicende più ampie è occuparsi del patto di cittadinanza, che in buona sostanza è un patto che ha a che vedere con le condizioni che ci sono per qualsiasi cittadino affinché possa godere del patrimonio economico, sociale e culturale del suo paese. Ed è un patto che sta scritto nelle Costituzioni. Nella Costituzione italiana è un patto incentrato sul lavoro, cioè, come tutti sanno, esiste un diritto al lavoro, ma in buona sostanza anche un dovere di lavorare. Questo è chiaramente segnalato nella nostra Costituzione, dove si parla, o meglio in generale, di un dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società, e questa è la condizione per poter accedere al pacchetto di beni che possono soddisfare in particolare i diritti sociali e che sono i beni grazie al quale noi siamo dei cittadini nel possesso delle capacità di operare in quanto cittadini. Ovviamente è un dovere quello di lavorare che è assistito da una serie notevole di garanzie. No, già questo articolo della Costituzione precisa secondo le proprie possibilità e secondo la propria scelta, quindi non può essere un lavoro coatto. Non solo. Lo Stato deve promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, è in buona sostanza tutto il tema delle politiche di piena occupazione. Non solo, chi lavora deve poter ricavare dal proprio lavoro i mezzi che sono necessari e sufficienti a consentire a lui e alla sua famiglia di condurre un'esistenza dignitosa. Quindi il lavoro povero, fenomeno sempre più diffuso, non è dentro al patto di cittadinanza di cui parlavo prima. Ma ci sono molte altre regole nella Costituzione che completano questo patto. Ad esempio, un articolo, il 38, in cui si dice che chi è inabile al lavoro ha comunque un diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. E poi lo stesso articolo parla di chi è lavoratore e quindi ha un diritto ad una assicurazione contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia. Ecco, questi sono i fondamenti di questo patto di cittadinanza che ha al centro il lavoro, il dovere al lavoro, se volete, come condizione per poter accedere al welfare. Ora, molti sostengono che questo patto sia superato, che non lo si possa più adempiere perché ha un oggetto divenuto impossibile, per una serie di fattori che sono politici, oltre che per una serie di fattori che sono considerati naturali, ma vedremo che in realtà di naturale nelle vicende umane c'è molto poco. Insomma, la politica invade sfere molto spesso che sono considerate appunto appartenenti al mondo delle cose
non modificabili dall'uomo, in realtà non è così, ma parliamo innanzitutto dei fattori politici. Perché quel patto funzioni, e quel patto ha funzionato sino a tutti gli anni 70, cioè sino a poco prima che fossimo invasi, colonizzati dall'ortodossia neoliberale, ecco, sino ad allora c'erano delle condizioni che tenevano in piedi questo patto, ad esempio e in particolare la possibilità di controllare la circolazione dei fattori produttivi e in particolare di controllare la circolazione dei capitali. Guardate che questo era un qualche cosa che non era rivendicato da estremisti desiderosi di superare il capitalismo. Queste erano le regole d'oro di funzionamento del capitalismo. Quando a Bretton Woods nel 1944 si scrissero le regole appunto per il funzionamento dell'ordine economico internazionale per la fase successiva alla conclusione del secondo conflitto mondiale, si disse: le merci devono circolare liberamente, ma questo non vale per i capitali. I capitali devono essere controllati dalla dimensione statuale. Tanto è vero che lo statuto del Fondo Monetario Internazionale contiene una norma che parla esattamente di questo. E perché è così importante controllare la circolazione dei capitali se si vuole fondare una società sul lavoro? Perché quando i capitali circolano liberamente, gli stati sono costretti a inventarsi qualsiasi cosa per attirare capitali, i famosi investitori, no? Che diventano i punti di riferimento come mercati internazionali di tutte le politiche degli stati. E come si fa ad attirare i capitali? In un modo molto semplice: bisogna abbattere i salari e bisogna abbattere la pressione fiscale sulle imprese. Queste sono le condizioni alle quali un investitore arriva in uno stato per appunto investire. A Bretton Woods non si voleva questo, e infatti, come dicevo prima, il Fondo Monetario Internazionale dice la cosa che ho appena riferito, e non solo, nacque anche la Banca Mondiale. La Banca Mondiale serviva proprio a questo: se bisogna finanziare lo sviluppo di uno Stato, ci deve essere una banca, la Banca Mondiale, che lo finanzia con i suoi capitali. Gli Stati non devono essere costretti a far affluire capitali privati con il meccanismo della svalorizzazione e precarizzazione del lavoro. E questo è un fattore politico fondamentale che è mutato e che rende impossibile adempiere al patto di cittadinanza incentrato sul lavoro. Quando la libera circolazione dei capitali capovolge, stravolge il compromesso di Bretton Woods, il risultato è anche un altro stravolgimento di un altro compromesso, il compromesso keynesiano, quello che ha retto, no, le sorti economiche, politico-economiche del mondo occidentale nella fase che inizia con la fine della Seconda Guerra Mondiale, appunto più o meno metà degli anni 70, forse anche tutti gli anni 70. L'idea era questa: si sostiene la domanda, cioè si mettono soldi in tasca ai lavoratori, con salari alti evidentemente, perché questo consente loro di consumare. Se si consuma di più si crea lavoro, cresce la domanda di lavoro, si raggiunge la piena occupazione. Ma questo meccanismo aveva un vantaggio per chi lo vede in un certo modo, per altri un inconveniente: dava potere ai lavoratori, perché in una situazione di piena occupazione i lavoratori hanno più potere, ed è un potere contrattuale che in effetti si è riverberato sulla crescita dei salari. Probabilmente questo è il motivo per cui il compromesso keynesiano è stato ribaltato, e questa in fin dei conti è anche la finalità, no, dell'ortodossia neoliberale nel momento in cui si afferma. E questo è un altro punto fondamentale: se l'oggetto del patto di cittadinanza incentrato sul lavoro non è più possibile, è anche per questo motivo, no? Lo stravolgimento di un ordine economico incentrato sulla domanda, che necessariamente significa incentrato sul lavoro. Se voi guardate ai modelli economici che prevalgono all'interno della costruzione europea, sono tutti fatti così,
e per funzionare devono essere incentrati sull'esportazione, perché se io non metto i soldi in tasca ai miei lavoratori, in qualche modo devo far crescere il PIL, e il PIL cresce per i consumi che sono regolati dall'esportazione. Questo è un altro tema, ma è uno dei meccanismi che rende la costruzione europea fortemente instabile e fortemente incentrata sugli interessi della Germania, perché la Germania è un paese che da più di 9 anni esporta molto di più di quello che importa, cosa che è vietata dalle regole europee, perché appunto crea degli squilibri molto particolari. Questo per quello che riguarda i fattori politici, apertamente politici. Poi ci sono i fattori naturali, la rivoluzione tecnologica, no? Che ha prodotto la cosiddetta fine del lavoro, cioè il fatto che a furia di delegare alle macchine e alla tecnologia mansioni che prima erano svolte dalle persone, il risultato è che appunto il lavoro è sempre di meno, quindi anche questo è uno dei fattori che mina alla base il patto di cittadinanza incentrato sul lavoro, per non dire dei limiti ambientali. Un ordine economico, un modello economico condannato a essere incentrato sulla crescita, motivo per cui se il PIL rimane stabile o addirittura scende è un disastro, è un modello difficilmente sostenibile, e anche questo mina alle basi il patto di cittadinanza. Prima dicevo fattori naturali sino a un certo punto, perché nessuno ovviamente crede che la rivoluzione tecnologica, o meglio, ci vogliono far credere che la rivoluzione tecnologica sia un fatto naturale, infatti c'è il mito del garage, no? Apple nasce nel garage, questo è il garage dove Steve Jobs si è messo lì a smanettare, ha creato i primi computer, il Commodore, eccetera, eccetera. Ma questa leggenda c'è anche per altre grandi imprese, per Google, per HP, per Amazon. Ovviamente non è così, perché se non altro perché l'informatica nasce e si sviluppa per ingentissimi finanziamenti pubblici, cioè senza il finanziamento pubblico la tecnologia non si sarebbe sviluppata così come si è sviluppata, e dove c'è finanziamento pubblico ci sono delle scelte politiche alla base, sicché questi saranno fattori che hanno minato, no, il patto di cittadinanza, ma non tanto fattori naturali, in realtà sono fattori politici anche questi. Comunque la si voglia mettere, politici o naturali, questi fattori hanno prodotto ciò che è sotto gli occhi di tutti: un impoverimento generalizzato delle persone, una forte polarizzazione della ricchezza, sicché l'impoverimento è generalizzato delle persone, non è però in assoluto una diminuzione della ricchezza a livello planetario, semplicemente un diverso modo di distribuire, una cattiva distribuzione. Il modello keynesiano era un modello di distribuzione della ricchezza politico, adesso prevale l'ortodossia neoliberale, quella secondo cui è il mercato il meccanismo che al meglio redistribuisce la ricchezza, però ahimè con questi effetti. Se tutto questo è vero, si dice, allora bisogna rifondare un patto di cittadinanza che non parta dal lavoro, ma che parta finalmente dal reddito. Con questo pulsantino passo sulle diapositive, no? Con questo torno all'immagine attuale. Non so se mi dice resto poi io farlo oppure. Ma comunque quando parli di questo si vedono solamente le diapositive. Ma grazie. Quindi reddito di cittadinanza nasce da qui, da questa serie di considerazioni che ho banalizzato molto, ma insomma sono il succo del lungo dibattito che si fa su queste tematiche. Reddito di cittadinanza. Che cosa si intende con reddito di cittadinanza? Attenzione che sono delle caratteristiche che costituiscono, che si ricavano come distillato di un dibattito molto ampio a livello mondiale su queste tematiche da diversi decenni, e sono tutte caratteristiche che vi chiedo di tenere a mente, perché vi servono anche per verificare che in realtà quello di cui, e lo sto anticipando, poi lo approfondiamo ovviamente, quello di cui si sta parlando adesso non è un reddito di cittadinanza, è un'altra cosa. Quindi il reddito di cittadinanza è un trasferimento monetario, sono soldi che lo Stato dà ai singoli cittadini individualmente, quindi non ai nuclei familiari. È una
trasferimento monetario che è illimitato nel tempo, non per un certo numero di anni, un certo numero di mesi, che si può accumulare con altri redditi. È del tutto irrilevante che una persona percepisca altri redditi, ed è del tutto irrilevante l'entità di quegli altri redditi, e soprattutto è un trasferimento monetario incondizionato, cioè non si deve fare nulla in cambio di questo trasferimento monetario, non si deve cercare lavoro, non si deve essere disponibili a cercare lavoro. Ovviamente approfondiremo le motivazioni di questa scelta. Non è, come banalmente si dice adesso, perché si vuole finanziare il fatto che la gente possa stare sul divano. Evidentemente le persone, quando discutono di queste cose, hanno un argomentare leggermente più sofisticato rispetto a quello che possiamo registrare ultimamente. E poi, per quello che riguarda l'entità del reddito di cittadinanza, deve essere non troppo ampio, cioè non deve cancellare il desiderio di arricchirsi ulteriormente, quindi il desiderio di lavorare, ma neanche deve essere tanto contenuto da non fare differenza alcuna. Questo, ad esempio, Van Peris, che è uno dei guru del reddito di cittadinanza, propone all'incirca un quarto del PIL pro capite, cioè la ricchezza prodotta in un paese diviso per il numero dei suoi abitanti. Se volete una grandezza, un quarto del PIL pro capite per l'Italia sarebbero 635 euro al mese all'incirca, quando la soglia della povertà assoluta misurata dall'Istat oscilla tra i 560 e gli 820 euro, in relazione che sia nord, sud, centro grande o certo piccolo, e quando la soglia della povertà relativa misurata da Eurostat è di circa 800 euro. Eurostat misura questa soglia calcolandola come il 60% del reddito medio equivalente. Il reddito medio equivalente è ciò che rimane in tasca alle persone tolte le tasse e aggiunte eventuali trasferimenti, eventuali sussidi. Quindi la misura più o meno dovrebbe essere questa. Ora, dicevo, il dibattito è leggermente più sofisticato rispetto alla polemica sul divano, perché se il reddito di cittadinanza viene sostenuto è perché, si dice, è il corrispettivo, innanzitutto per la mancanza di lavoro, e abbiamo visto prima, insomma, la narrazione, no, sulla fine del lavoro, ma poi c'è anche un problema di lavoro gratuito, cioè molte persone svolgono attività lavorative fondamentali anche per la crescita economica di un paese che non sono retribuite, ad esempio il lavoro di cura, no, dei minori o degli anziani, o il lavoro casalingo. Peraltro sono due lavori che spesso sono svolti da donne e non da uomini. Questo è il motivo per cui si dice che il reddito di cittadinanza a questo punto favorisce la parità di genere, perché mette in moto meccanismi attraverso i quali si può riequilibrare questa situazione, data dal fatto che il lavoro casalingo e il lavoro di cura è invece altrimenti sempre affidato alle donne. Ma c'è un altro lavoro gratuito, forse più nascosto ma non meno pervasivo, no? Che è il lavoro che è legato alla cosiddetta economia della conoscenza. A me piace usare un termine forse un po' più trinariciuto, che è quello di capitalismo cognitivo, perché dà più il senso del meccanismo di funzionamento di questo nuovo modello di accumulazione, no? Noi tutti quanti quotidianamente svolgiamo lavori che sono, ad esempio, il fornire attraverso le reti migliaia e migliaia di informazioni che hanno un valore economico enorme. Voi pensate, ad esempio, Facebook vale in borsa all'incirca tra i 500 e i 600 miliardi di dollari. Questi soldi come sono fatti? Sono fatti dai miliardi di informazioni che popolano le pagine di Facebook e che voi gratuitamente fornite a Facebook, che poi vale 500-600 miliardi di dollari. Quindi noi quotidianamente
anche se riceviamo in cambio l'accesso a determinati servizi che sono distribuiti attraverso la rete, noi quotidianamente lavoriamo e otteniamo molto poco in cambio per questo lavoro, e lavoriamo in una situazione nella quale non esiste più una distinzione tra il tempo di vita e il tempo di lavoro, perché la connessione è per definizione un qualche cosa che elimina la distinzione tra il tempo di vita e il tempo di lavoro. Questo quindi è un altro lavoro non retribuito che attraverso il reddito di cittadinanza potrebbe essere invece retribuito. Insomma, si recupera, no? È un modo per riappropriare i frutti della collaborazione sociale, in un certo senso. È un po' più complicato del divano, no? Si capisce qua, da quello che ho detto. Questo, diciamo, sono le perorazioni che vengono da sinistra riferite al reddito di cittadinanza, ma ci sono anche delle perorazioni che provengono da destra, dai neoliberali. Grandi fautori del reddito di cittadinanza sono stati von Hayek, ad esempio, un guru dell'ortodossia neoliberale, esattamente come Milton Friedman. Perché i neoliberali guardano con tanto favore il reddito di cittadinanza? Perché è un modo per redistribuire ricchezza senza toccare il mercato. Cioè, il mercato può restare duro e puro, nessuno va lì per imporre prezzi regolati, che è una bestemmia dal punto di vista dell'ortodossia neoliberale, nessuno va lì per proporre o per imporre sussidi o meccanismi che in qualche modo alterano un fondamento dell'ortodossia neoliberale, cioè l'idea secondo cui la ricchezza in società si redistribuisce attraverso il mercato, e qualsiasi alterazione del principio di concorrenza è un qualche cosa che inquina il funzionamento del mercato e che quindi va rigettato. Ecco perché i neoliberali guardano con favore al reddito di cittadinanza. Non solo. Il reddito di cittadinanza, dicono i neoliberali, è un qualche cosa che sostituisce il welfare. Ora, il welfare è, dal loro punto di vista, un grosso investimento in termini di burocrazia statale, un qualche cosa che conduce a redistribuire risorse attraverso meccanismi che sono diversi dal mercato. Perché il bene istruzione, in un paese dove c'è stato sociale, è distribuito dalle università, che possono essere private, ma ci sono anche le università pubbliche, e soprattutto le università pubbliche, che distribuiscono questo bene secondo dei criteri che sono assolutamente diversi rispetto ai criteri di mercato. Quindi, dicono i neoliberali, se c'è il reddito di cittadinanza, bastano quei trasferimenti e lì finisce. Quindi chi percepisce somme di denaro a titolo di reddito di cittadinanza, con quel denaro si andrà a procurare sul mercato, da parte di soggetti privati, i beni che sono necessari anche per soddisfare i diritti fondamentali, non solo i beni voluttuari. Nessuno si scandalizza se il bene collana di perle viene distribuito secondo il principio di concorrenza. Diverso è se invece il bene istruzione, il bene salute viene distribuito secondo il principio di concorrenza. Ora, descritto nei termini che ho appena enunciato, cioè un trasferimento monetario non condizionato, dedicato ai singoli individui, illimitato nel tempo, che si può accumulare con altri redditi, descritto in questi termini, esisterebbe, si dice, solo in Alaska. Come mai in Alaska? Perché in Alaska nel 1969, si capisce che c'è il petrolio, lo Stato nel 69 incassa una quantità enorme di quattrini per le concessioni petrolifere, e però li sperpera tutti quanti in fretta. Allora la politica negli anni successivi si ingegna e dice: come si fa a inceppare questo meccanismo per cui arrivano tanti soldi e improvvisamente si buttano all'aria, per aria tutti quanti? Ebbene, si è modificata la Costituzione dell'Alaska, che è sapete, uno Stato degli Stati Uniti, per inserire una regola secondo cui almeno un quarto dei proventi che lo Stato incassa dal petrolio, dal gas naturale, insomma,
attraverso le concessioni o in altro modo, devono essere indirizzate ad un fondo, a un fondo permanente, che deve produrre, può investire ovviamente, ma avendo una finalità unica, che è quella appunto di produrre reddito per i cittadini dell'Alaska. Ora, la richiesta è minima, devono essere cittadini da almeno un anno solare, però se guardiamo bene l'entità di questo trasferimento annuale, viene versato una volta all'anno, è un po' bassina, perché nel 2018 sono stati distribuiti ad ogni persona $1,600, cioè 1.370 euro all'anno, non al mese, all'anno. E decisamente siamo un pochettino fuori da quello che dicono i fautori del reddito di cittadinanza, che deve essere almeno un quarto del reddito pro capite. In più l'Alaska ha una necessità, l'Alaska è lo stato più grande degli Stati Uniti, ma è il meno popoloso, cioè ci sono 0,4 abitanti per chilometro quadrato, quindi c'è un problemino anche di popolare questo stato, e probabilmente una delle ragioni per cui esiste questo ridicolo reddito di cittadinanza è anche questo, cioè convincere le persone ad andare lì con quella motivazione. Ecco, tolto questa unica realizzazione, ma ripeto, è ridicola perché l'avete sentito anche voi tutti quanti, no? In Alaska c'è reddito di cittadinanza, sì, però sono 1.300 euro all'anno. Tolto questo, il resto sono esperimenti, ci sono stati molti esperimenti, insomma, molti è una parola grossa, insomma, ci sono stati non pochi esperimenti, l'ultimo del quale si è un pochettino parlato anche sui media italiani è quello finlandese, voluto non a caso da un governo di centrodestra, da un governo di impostazione neoliberale, che è un esperimento fatto su 2.000 persone, non una comunità particolarmente significativa, che hanno ricevuto 560 euro al mese in un paese dove, per avere un po' le dimensioni rispetto al discorso che si faceva prima, dove un quarto del PIL pro capite misura 750 euro e dove invece la soglia di povertà relativa misura 1.000 euro, quindi insomma abbastanza sotto, però per il resto era sostanzialmente un reddito di cittadinanza. Però insomma, ripeto, stiamo parlando di esperimenti. Questo esperimento probabilmente, si diceva qualche mese fa che era stato interrotto, questo per la verità non è vero, lo portano a termine sino alla fine del 2019, sino al 2019, però diciamo che non sta suscitando particolari entusiasmi da parte della classe politica, e quindi potrebbe anche essere che la cosa finisca lì, ma del resto non è il primo, non sarà neanche l'ultimo esperimento che si fa, si è iniziato negli anni 60-70 a fare esperimenti, però poi nessuno Stato ha adottato questa misura. Quindi abbiamo un solo esempio che è l'Alaska, ma in realtà è ridicolo, insomma. Esperimenti, e poi che cosa ci resta in mano? Ci restano in mano delle truffe lessicali, delle cose che si chiamano reddito di cittadinanza, ma che non sono reddito di cittadinanza. Ad esempio, il reddito minimo garantito, che ha una cosa in comune sola con il reddito di cittadinanza, cioè prescinde dal rapporto di lavoro, cioè non è una forma di assistenza, non è una forma di previdenza, cioè garantita a persone che lavoravano, hanno perso il lavoro, comunque che lavorano e nonostante lavorino sono al di sotto della soglia di povertà. Però lì finiscono i paralleli, perché intanto non si dà a chiunque, ma solo a persone che sono sotto la soglia di povertà. Spesso e volentieri per misurare la soglia di povertà si fa riferimento al nucleo familiare, quindi non al singolo individuo come invece nel reddito di cittadinanza. Non è una misura fissa, perché il punto di riferimento è la soglia di povertà. Quindi se si è del tutto senza lavoro o senza patrimonio si percepisce la somma intera, altrimenti è un'integrazione sino al raggiungimento della soglia di povertà. E soprattutto è un reddito condizionato, cioè bisogna cercare attivamente lavoro. Bisogna rendersi disponibile a fare lavori sociali o cose di questo tipo. Oppure il catalogo è abbastanza ampio, però appunto è un reddito condizionato.
Esiste questa cosa in giro per l'Europa, ad esempio? Come no? Esiste in tutti i paesi europei, perché l'Unione Europea ha richiesto questa cosa a tutti i paesi europei. Nonostante in Europa le politiche sociali siano una competenza molto debole, perché la competenza dell'Europa su queste tematiche, diversamente ad esempio dalle politiche monetarie, è una competenza di mero coordinamento. E nonostante sia una competenza di mero coordinamento, attraverso meccanismi vari si è in qualche modo imposto, o si sono indotti gli stati, i vari stati europei, ad adottare questa misura del reddito minimo garantito. Anche se nell'ambito di politiche sociali che hanno un'impostazione di fondo marcatamente neoliberale, perché si dice che, se voi leggete l'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si dice molto chiaramente che la protezione sociale deriva comunque come precondizione da un corretto funzionamento del mercato, quindi del principio di concorrenza, e quindi da uno sviluppo di dinamiche che sono dinamiche del mercato. Come dire, con uno slogan, che l'inclusione sociale passa dall'inclusione nel mercato. Se io sono un soggetto tutelato in quanto consumatore, in quanto persona che è un operatore economico innanzitutto e che opera all'interno di un sistema di redistribuzione di ricchezze che funziona sulla base del principio di concorrenza, allora io sono anche socialmente incluso. Questa è l'idea di fondo che veicola la costruzione europea. E non è un caso che questa cosa sia legata al reddito, reddito minimo garantito, come vedremo tra un attimo. Qui riporto, non ve li sto a leggere, tanto ripeto, nelle slide che sono in rete, dove vi ho detto prima, trovate questo tipo di elencazione, ma era per farvi vedere che è dall'88 che si parla esplicitamente di reddito minimo garantito in Europa, e che questa cosa viene ripresa in modo ricorrente un po' da tutte le istituzioni, no? Il Consiglio dell'Unione, il Parlamento Europeo, la Commissione. Con il risultato che dicevo prima, l'ultimo paese in Italia ad adottare il reddito minimo garantito, indovinate, è stata l'Italia, con il reddito di inclusione. Il penultimo paese è stata la Grecia, gli altri l'avevano già tutti più o meno adottato. Ora, se si leggono i documenti, questi documenti che provengono dal livello europeo, si ritrovano delle affermazioni che, almeno a parole, rivelano una buona sensibilità sociale. Ad esempio, si dice che tutti devono avere un diritto, vuol dire che è un'affermazione forte, no? A risorse che siano sufficienti a vivere dignitosamente. C'è anche una quantificazione, che è quella per cui questo reddito minimo deve raggiungere la soglia del rischio povertà, quindi il 60% del reddito mediano a cui avevo fatto riferimento prima, e c'è addirittura un riferimento al semestre europeo. Non so se sapete cos'è il semestre europeo. Le politiche, incredibilmente, anche le politiche di bilancio non sarebbero di competenza dell'Unione Europea. L'Unione Europea avrebbe solo una funzione di coordinamento. Però non vuol dire questo, perché si può costringere molto anche con il coordinamento. Diciamo che fondamentalmente le politiche di bilancio in Europa sono state indotte da politiche monetarie, quelle sì sono di competenza europea, sono tutte politiche monetarie che non contemplano la piena occupazione, ma hanno come punto di riferimento esclusivamente la stabilità dei prezzi, quindi il controllo dell'inflazione, e questo significa che non bisogna mettere soldi in giro, perché questi producono inflazione, quindi significa vietare le politiche keynesiane sostanzialmente. E per bloccare, per imporre questa filosofia, che poi si traduce fondamentalmente nel principio del pareggio di bilancio, ci sono delle misure preventive e delle misure repressive. Le misure repressive sono quelle che ci arriveranno tra molto breve, che è una procedura di infrazione per deficit eccessivo.
E le misure preventive sono, è in particolare il semestre europeo, ed è una fase durante la quale ogni singolo Stato, ogni singolo governo, scrive la finanziaria, quella che si chiamava legge finanziaria, adesso si chiama legge di stabilità, assieme alle istituzioni europee. Ed è il balletto che c'è in questo periodo, no? Ecco, il semestre europeo, per i documenti a cui ho fatto riferimento prima, è una fase durante la quale l'Europa dovrebbe dire: ma dovete spendere più soldi per le politiche sociali, dovete quindi favorire l'introduzione di redditi minimi garantiti di un'entità sufficiente a raggiungere almeno la soglia della povertà. Ora, il riferimento al semestre europeo invece fa cascare l'asino, perché tutti sanno che invece durante il semestre europeo il balletto tra i governi nazionali e l'Europa non è certo sulle politiche sociali, ma invece sul fatto che lo 0, no, il 2,4 non esiste al mondo, bisogna arrivare allo 0,8 e comunque l'obiettivo è il pareggio di bilancio. Quindi voglio dire, non raccontiamocela più di tanto, perché poi insomma di fatto, se anche quelli sono i principi, in realtà, voglio dire, dal punto di vista di ciò che effettivamente si fa, la musica è molto diversa. Del resto lo si dice anche in quei documenti che ho appena menzionato, no? Si parla di stato sociale attivatore, no? Lo stato sociale attivatore è quello che è contro il divano, no? Si pensa che è vero, bisogna trasferire risorse a titolo di sicurezza sociale alle persone, però bisogna farlo con un meccanismo appunto di condizionalità, oppure inducendo le persone comunque a non restare seduti sul divano, perché questo fa bene al sistema economico. E poi soprattutto si dice che in ogni caso bisogna trasferire risorse, però in modo tale che ovviamente il lavoro, no? Il fatto di attivarsi per lavorare resti la molla fondamentale per far funzionare appunto il sistema, che a questo punto funziona come ben sappiamo. In Italia appunto questo reddito di inclusione è stato istituito con una legge dell'anno scorso ed è un classico reddito minimo garantito, non c'entra nulla con il reddito di cittadinanza, ma del resto non l'hanno neanche chiamato il reddito di cittadinanza, no? È prevista la prova dei mezzi, cioè uno deve dimostrare di avere un reddito che è al di sotto di una certa soglia, si ricevono soldi ma anche servizi, il punto di riferimento è la famiglia, cioè la base è quindi il nucleo familiare, quindi non è l'individuo, e poi c'è tutto il meccanismo delle condizionalità, per cui si prende la persona e gli si fa un bel progettino addosso, cucito su misura per lui, di come, in che termini si deve attivare appunto per cercare lavoro e per non restare appunto dal mattino alla sera sul divano. Per inciso, tutto questo baraccone ha fatto sì che fosse raggiunto appena il 22% delle persone in condizioni di povertà assoluta, che è una soglia diversa rispetto a quella del rischio di povertà, che è il 60% del reddito mediano, è una soglia evidentemente molto, molto più bassa e con benefici che sono sostanzialmente poco incisivi rispetto all'idea secondo cui il reddito minimo garantito deve restituire la dignità alle persone. Ma poi c'è il mitico cosiddetto reddito di cittadinanza, di cui tanto si discute in questo periodo, che questo è una vera truffa lessicale, perché non è un reddito di cittadinanza, è un reddito minimo garantito, che ha come punto di riferimento il raggiungimento di una soglia accettabile, cioè che sta nei documenti europei e che sta anche in molte altre dichiarazioni sul reddito di cittadinanza, cioè il 60% del reddito mediano. Però attenzione, qui c'è il sussidio per chi non lavora o non ha patrimonio alcuno, e c'è invece l'integrazione per chi ha già altre entrate da lavoro, ma anche patrimonio, ad esempio una casa in proprietà, ma non solo immobili, anche beni mobili, cioè depositi bancari oltre una certa cifra. E quindi siamo molto fuori da questo punto di vista dal reddito di cittadinanza. Poi, voglio dire, se ne discute, quindi è anche difficile avere
dei punti di riferimento molto precisi per discuterne, però se non altro c'era un disegno di legge, in realtà c'è scritto disegno di legge, ma è una proposta di legge, perché i disegni sono quelli del governo, all'epoca non erano al governo, in cui si parla di queste cose, che peraltro sono state riproposte, cioè 2 ore giornaliere devono essere impiegate per la ricerca attiva del lavoro, e va dimostrato, ad esempio bisogna dimostrare di essere stati in internet a cercare su siti che si occupano di offerte di lavoro, oppure documentare di essere stati in giro, in colloqui o cose di questo tipo. Bisogna fornire 8 ore settimanali di lavoro socialmente utile e soprattutto si perde il beneficio, quindi si perde il reddito, quello che loro chiamano reddito di cittadinanza, se si rifiutano più di 2 offerte su 3 e se ci si licenzia per 2 volte nell'arco di un anno. Il risultato è una sorta di lavoro coatto, a misura di stato sociale attivatore. Guardate, in una situazione nella quale il lavoro non c'è, perché manca, non è che se si spingono, no, i lavoratori sul mercato, questo significa che loro automaticamente trovano un lavoro, perché è un mercato saturo di lavoro per il meccanismo che ho illustrato prima. In regime di libera circolazione di capitali, la produzione si sposta laddove il lavoro costa meno, e ci sarà sempre un posto al mondo dove il lavoro costa meno, sempre. E quindi, se il lavoro non c'è, qual è il risultato di chi immette, spinge i disoccupati nel lavoro? È quello di produrre un ulteriore abbassamento dei salari che si è disponibili a pagare sul mercato del lavoro, perché è una legge del mercato. Se c'è tanta domanda di un bene e poca offerta, allora il prezzo di quel bene è molto elevato. Ma se c'è un'offerta enorme di quel bene e domanda scarsa, allora quel prezzo è molto basso. Non c'è niente da fare. Questo per quello che riguarda il lavoro coatto. Quindi abbiamo una situazione nella quale queste persone sono costrette a lavorare, perché non possono licenziarsi e non possono rifiutare più di tanto le offerte di lavoro, e quindi è una misura, per questo è una misura di tipo neoliberale. Ma la cosa che colpisce di più è che con questa proposta di cosiddetto reddito di cittadinanza si è andati oltre, si è raggiunto il consumo coatto, perché da dichiarazioni, quindi queste siamo ancora a livello delle dichiarazioni, non c'è un disegno più articolato, si dice che bisogna evitare spese inutili e immorali. Ora, immorale, dicono coloro i quali hanno immaginato questo meccanismo, è le spese per i gratta e vinci, per le sigarette, e non ricordo quale altro esempio di immoralità è stata fatta. Però per il resto che si fa? Infatti in rete sono circolate molto barzellette, no? La pizza margherita è morale, ma se io chiedo la pizza con l'ananas, parte che probabilmente è una schifezza, però mettere l'ananas sulla pizza, che costa un po' di più, è immorale oppure no? Non solo, da ultime notizie sembra che si sia costretti a spendere tutto il cosiddetto reddito di cittadinanza nel mese, perché i soldi che non si spendono ritornano allo Stato, perché l'idea non è appunto restituire dignità ai lavoratori, ma è far funzionare, no, l'economia. È una versione, diciamo, aggiornata degli 80 euro. Gli 80 euro costavano più o meno 10 miliardi. Quanti soldi sono stati stanziati per questo reddito di cittadinanza? 10 miliardi. Quindi più o meno siamo, il meccanismo è quello, cioè far funzionare l'economia, oppure produrre una base di persone disponibili al lavoro che ha degli effetti che sono tipici di una costruzione di tipo neoliberale. Ora, la condizionalità è per me la cosa che si presta di più a critiche, perché in fin dei conti è il dispositivo neoliberale per eccellenza. Se voi pensate, voi sapete che nell'Unione Europea i soggetti pubblici non possono assistere finanziariamente gli stati.
la BCE non può comprare i titoli del debito pubblico se non sul mercato secondario, e così via. Questo perché si vuole garantire che gli stati reperiscano i soldi di cui hanno bisogno sul mercato, perché il mercato ha una funzione disciplinante. Se io recupero soldi dal mercato mi devo comportare come i mercati mi vogliono, perché altrimenti intervengono le agenzie di rating che mi dicono che io non sono in grado di restituirli e allora devo pagare interessi altissimi e così. C'è solo un caso in cui si può assistere finanziariamente gli stati, nell'ambito di un'assistenza finanziaria appunto condizionata, quella della Troica, e solitamente quella condizionata all'adozione di misure di tipo neoliberale, no? di diminuire la spesa, quello che ha conosciuto la Grecia, no? L'Irlanda, il Portogallo, insomma, e altri paesi. Qualcuno l'ha fatto poi volontariamente, come l'Italia, cioè diminuire la spesa sociale, privatizzare, liberalizzare e insomma precarizzare e svalutare il rapporto di lavoro. È un po' questo meccanismo, questa volta esteso non solo all'assistenza finanziaria agli stati, ma anche all'assistenza finanziaria alle persone o ai nuclei familiari. Io ti do dei soldi, ma tu in cambio ti devi trasformare, devi costruirti nel tuo modello di vita, nella tua antropologia, come un soggetto adatto ad una vita in un mondo neoliberale. Devo spendere tutti i soldi nell'arco del mese, mi devo comportare secondo moralità, devo ingrossare l'esercito delle persone che lavorano, perché quello è fondamentalmente il senso delle condizionalità. E quindi il risultato è, se parliamo di reddito minimo garantito, come dicevo prima, un'ulteriore precarizzazione del lavoro, perché quando, e questo è uno dei ragionamenti che fanno coloro i quali sono favorevoli al reddito minimo garantito, quando una persona comunque già percepisce un reddito minimo garantito è più disponibile ad accettare lavori poco pagati, tanto comunque c'è un'integrazione, è disponibile a essere flessibile. Il modello della Danimarca di flexicurity, che è costosissimo, però funziona così. I lavoratori sono estremamente flessibili e precari, però quando si perde il lavoro, nel momento in cui si resta disoccupati, c'è una forte assistenza da parte dello Stato. Ma questo vuol dire, possiamo raccontarci che è fatto per la dignità delle persone, ma è anche un modo per adattare i tempi di vita e gli stili di vita ad un mercato che ha bisogno di lavoratori adattabili in tempi molto rapidi, come si sostituiscono le catene di montaggio. Allora bisogna sostituire, riformare, riprofessionalizzare i lavoratori in tempi molto rapidi, per giungere alla fine, pagato con soldi pubblici, ad un lavoro voucherizzato, no? Quando è uscito i voucher, qual era lo scandalo dei voucher, al di là del funzionamento e dell'utilità pratica che probabilmente in molti casi hanno avuto? Era, cos'è il voucher? Il voucher è un mezzo di pagamento. Quando tu dai a un lavoro il nome di un mezzo di pagamento, l'hai ridotto all'osso, cioè sono soldi contro prestazione lavorativa, senza alcun obbligo accessorio, senza tutela dal licenziamento, senza previdenza, senza assistenza, senza dignità, senza controllo sul contenuto del contratto, senza controllo sul modo che sia di sciogliere il vincolo contrattuale. E questa la cosa brutta, no? del voucher, cioè il simbolo che restituisce, l'immagine del lavoro che restituisce. In fin dei conti, un reddito minimo garantito è un modo per accompagnare un lavoratore sempre più flessibile, sempre più precario, in modo tale che finalmente vada a ingrossare le fila di un deposito mobile di forza lavoro erogabile a comando, però non troppo esposta al rischio di morte per fame, appunto perché c'è il reddito. Ora, questo meccanismo è un meccanismo che colpisce al cuore anche il welfare universale, perché quello che si sta costruendo è un meccanismo che porta necessariamente alla privatizzazione dello Stato sociale. Perché se io do dei soldi, questo, guardate, riguarda anche il reddito di base, se io invece dello Stato sociale do dei soldi a una persona, o comunque, anche se ho lo Stato sociale ma do soldi alle persone,
queste persone, quei soldi, se si devono andare a curare, ovvio che vanno da un privato, non possono andare dal pubblico quei soldi. Cioè, io mi aspetto che il pubblico mi dia le cose, cioè non c'è il meccanismo per cui pago per ottenere l'assistenza. È un modo per dirottare la domanda di assistenza sociale, di sicurezza sociale verso soggetti erogatori privati, che è un po' lo stesso meccanismo, ma questo diventa un discorso lungo, ma per farvi capire qual è il quadro anche del welfare aziendale. Il welfare aziendale è anche un altro strumento di privatizzazione dello Stato sociale. C'è una lezione domani di un collega di Alberto Avio su queste cose. Dicevo, critiche che si possono estendere anche al reddito di base, si possono estendere anche al reddito di base, perché lì a maggior ragione si smantella il welfare universale, ma lo abbiamo visto, tant'è vero che le proposte da parte neoliberale di Friedman e di von Hayek mettevano in luce proprio questo. Anche questa è una situazione in cui si precarizza e si svaluta il lavoro, ed è una situazione nella quale appunto si è spinti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro. Io credo anche, perché quello sarebbe stato un aspetto molto interessante, che non porti neppure alla parità di genere, perché la parità di genere è un qualche cosa che ha a che fare con le culture, con l'ambiente culturale nel quale si sviluppa l'idea di lavoro, e anche probabilmente l'idea di rapporti tra persone all'interno delle coppie, all'interno dei contesti familiari. Non è che semplicemente perché c'è, anzi, magari visto che la donna percepisce il reddito di cittadinanza, a maggior ragione è lei che si becca il lavoro di cura, a maggior ragione è lei che si becca il lavoro casalingo. Se non cambia la cultura, questo meccanismo non viene intaccato. E questo è un aspetto che viene molto sottolineato dai critici del capitalismo, cioè il reddito di cittadinanza rende più liberi dal lavoro, no? Io posso licenziarmi, non devo sottostare a un ricatto perché ho appunto il reddito di cittadinanza, e quindi questo intacca, no? può attribuire un volto umano al capitalismo. In realtà potrebbe anche sortire l'effetto contrario, cioè visto che io ho il reddito di cittadinanza accetto qualsiasi cosa, e anzi sono indotto a non produrre conflittualità sociale sulle modalità del lavoro, sulle regole del lavoro, sul diritto del lavoro, proprio perché ho il reddito di cittadinanza. E poi un altro aspetto fondamentale, cioè a me pare che qua noi ci troviamo in un classico esempio di socializzazione delle perdite e di privatizzazione dei profitti. Cioè noi abbiamo visto che il reddito di cittadinanza serve per retribuire il lavoro gratuito o per retribuire il non lavoro. Ma pensando al lavoro gratuito o al lavoro pagato poco, ma perché lo deve retribuire la fiscalità generale se poi i proventi di questo lavoro sono tutti privatizzati? Non solo, adesso non vorrei aprire delle polemiche, però le statistiche ci dicono che le tasse sono pagate soprattutto dai lavoratori dipendenti. L'Istat fornisce queste statistiche. Di tutto il gettito fiscale, il 60% viene dai lavoratori dipendenti, il 34% dai pensionati e solo il 5% da imprenditori, commercianti e professionisti. Quindi è una partita di giro all'interno della classe dei lavoratori. Cioè sono quelli che lavorano e stanno un pochettino sopra la soglia di povertà che, pagando le tasse, integrano o costruiscono il reddito di coloro i quali non lavorano o lavorano e percepiscono somme che sono scandalosamente basse. Infine, a me pare un alibi questo per non discutere del vero tema di cui si dovrebbe discutere, che è quello della la piena occupazione, che peraltro è quello che la Costituzione imporrebbe ai governi italiani di fare, che i modelli keynesiani impongono di fare. Noi non parliamo più di piena occupazione, noi parliamo solo di occupabilità, no? Di condizioni alle quali si è adatti a essere assorbiti dal mercato del lavoro, quindi di formazione professionale senza fine, per adattarsi appunto al meglio, alla velocità del mercato del lavoro, secondo i desideri del mercato del lavoro. Oppure i meccanismi che abbiamo visto nel corso di questa chiacchierata, e che sono quelli che sono messi in moto
dal reddito minimo, dal reddito minimo garantito, oltre che dal reddito di cittadinanza. Cioè le condizionalità attengono tutte quante ad un livello di occupabilità, e questo secondo i dettami che provengono dalla costruzione europea. Secondo, peraltro, un documento molto recente prodotto per il compleanno della costruzione europea, per i 60 anni dell'Unione Europea, quindi dell'anno scorso, che mette molto bene in chiaro, no, che i lavoratori sono delle appendici delle macchine che producono e devono in qualche modo adattarsi al meglio. Io mi fermo qua, vi ricordo che questa lezione è pubblicata a questo indirizzo internet, lì trovate ovviamente, vi dovete registrare, ma è una registrazione gratuita, questo è un sito fatto da accademici, studiosi e da persone che vogliono seguire gli accademici e gli studiosi. E lì trovate anche un'altra serie di lavori che insomma approfondiscono tematiche che insomma ho potuto solo toccare durante questa lezione. Quindi mi fermo qui, vi ringrazio, ma ovviamente sono disponibile per le domande.